Mentre in Campania continua a migliorare la situazione epidemiologica legata al Covid-19, con una progressiva diminuzione sia della percentuale dei nuovi positivi che delle presenze nelle terapie intensive e nei reparti ordinari, a mettere in apprensione la carenza dei vaccini. Le scorte annunciate non sono arrivate, almeno in parte, con il risultato che molte persone già programmate per le seconde dosi non hanno potuto ricevere i vaccini. Ciò comporta una dilatazione dell'attesa dalla prima alla seconda dose che dovrebbe comunque rientrare in un range accettabile. Resta il disagio e il disorientamento di migliaia di persone che ad oggi non sanno quando potranno sottoporsi alla seconda inoculazione. In tema di contagio poi risultano interessanti i risultati di una ricerca dell'Università Federico II di Napoli che evidenzia come il distanziamento fisico resti fondamentale per contrastare il virus insieme con la mascherina e il lavaggio frequente delle mani. Lo studio internazionale, coordinato dal fisico Francesco Sannino, combina informatica, dati di volo e strumenti matematico-fisici per descrivere, spiegare e prevedere le onde pandemiche negli Stati Uniti. Lo studio è stato pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica Nature ed ha analizzato anche l'impatto della campagna vaccinale sull'attuale onda pandemica. Il modello matematico è stato prima testato e calibrato utilizzando i dati sulla progressione della pandemia nella prima ondata. I risultati dimostrano che la sola campagna vaccinale è insufficiente ad arginare la pandemia e che strette misure di distanziamento sociale sono necessarie fino all'immunità di massa.